Purtroppo mi ricordo tutto. Quelli che hanno potuto salvarci sono scappati. L'uno l'hanno ucciso subito lì davanti a me. Io so purtroppo che girano ancora certe idee. Io non vorrei che tornassero ancora a fare quello che hanno fatto, che non, per l'amor del cielo. Io ringrazierò il pittore se lo vedo personalmente, perché ha fatto una cosa. L'arte di Aaron è lì, a cielo aperto, sotto gli occhi di tutti nel quartiere di City Life, accanto alle torri di Arata Isozaki e Zaha Hadid. Un murale site specific di 1000 metri quadrati, lungo 120, alto 8, in cui la nebbia che avvolge un panorama padano, imprigionato da fili spinati, scivola in un tramonto infuocato. È l'ultima opera del writer che mescola esperienze di strada e tecniche virtuosistiche, sfumati delicati e inganni ottici, tra performance e arte pubblica. Un pioniere del graffito schivo e riservato, che negli anni ha esposto i suoi lavori in sedi prestigiose, dal PAC alla Galleria Patricia Armocida, fino alla Biennale di Venezia. Aaron è uno dei pochissimi che sono riusciti a raggiungere una fama internazionale. Fin da giovanissimo è stato in grado di innovare un linguaggio, quello del writing, una disciplina nata negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, con delle tecniche assolutamente rivoluzionarie. In un periodo, nella metà degli anni 90, in cui quello che c'era a disposizione erano, diciamo, gli spray che si trovavano dal ferramenta. Le opere di Aaron sono complesse, difficili da realizzare. Occorrono mesi per concludere murales che giocano con la bidimensionalità, falsi bassorilievi o trompe-l'œil più veri del vero. È la mano di Aaron a trasformare in visioni, in mondi dettagliati e iperreali, la semplice nebulizzazione di pigmento che fuoriesce dalla bomboletta. Come con il ritratto di Anna Frank, dipinto sul fianco di un treno merci dismesso nell'officina manutenzione locomotive di Trenitalia a Rimini e realizzato in occasione del Giorno della Memoria senza permessi. Una delle caratteristiche, secondo me, da sottolineare è come anche quando un artista comunque ha riconoscimenti importantissimi all'interno delle istituzioni, continui a lavorare anche per strada, diciamo, senza necessità di avere l'autorizzazione di nessuno. E quella è comunque un'opera d'arte. La sua capacità di fondere in maniera armonica dei contrasti è un'altra delle sue caratteristiche molto importanti. È stato l'unico writer invitato a dipingere all'interno di una chiesa. Anche questo mi sembra un risultato abbastanza straordinario. Il muro che ospita l'opera di Aaron delimita l'area del cantiere in cui nei prossimi anni sorgerà la terza torre di City Life, quella di Daniel Libeskind. E sarà con la realizzazione del 31° e ultimo piano della terza torre che il muro di Aaron verrà abbattuto. Infatti l'artista ha richiesto espressamente che l'opera non solo venga smantellata dopo un paio d'anni quando terminerà la sua funzione, ma che venga proprio completamente distrutta. E questo è un altro richiamo a quelle che sono le origini dell'artista Aaron, che appunto viene da un mondo, quello del writing, dove il fatto che le opere fossero effimere, che potessero scomparire anche nell'arco di 24 ore, non impediva, diciamo, agli artisti di uscire per strada a lasciare il loro messaggio e le loro opere. Un messaggio che nel lavoro di Aaron si traduce anche in lettere e parole. Sono i nomi dei continenti intrecciati nel disegno del filo spinato. Il titolo del murale è WALL, acronimo di Walls Are Love's Limits. I muri sono un limite all'amore. Una riflessione sul concetto di barriera, sulle divisioni politiche e sui flussi migratori.
Le etichette geografiche Europa, Africa, Oceania si dissolvono a contatto con il sole del tramonto, un cuore luminoso che col suo calore genera inclusione e integrazione. Abbiamo storicamente una serie di muri che sono stati eretti come quello di Berlino, quello della Palestina, che sono tra i muri più famosi, diciamo, e ai giorni nostri si parla spesso del muro tra il Messico e gli Stati Uniti. I nomi dei continenti sostanzialmente rappresentano il fatto che queste barriere sono frutto della nostra legislazione, nel senso che sono tutte cose che sono costruite in maniera artificiosa, artificiale, da chi governa il mondo sostanzialmente, perché a un certo punto la scala dei valori non rispetta più quelli che dovrebbero essere i valori dell'umanità, ovvero la vita al primo posto e poi tutto il resto. Thank you.